necessario che io vi faccia rivedere l'intervista di Report fatta un anno fa a Carlo Tavecchio, quando era ancora presidente della Lega Dilettanti. Guardiamocelo, sentite bene cosa dice sulla donna, sentite, vai. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. Ma in che senso sotto l'aspetto estetico? Perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. La donna handicappata, abbiamo riscontrato che è molto simile al maschio, che anche loro camminano erette, che hanno il pollice opponibile, comunque, che poi abbiamo riscontrato che comunicano articolando le parole, fin troppe, tra l'altro. Meno male, ragazzi, che da allora in Lega Dilettanti è cambiato tutto. Adesso il presidente è Felice Belloli, che durante una discussione sull'aumento dei finanziamenti per il calcio femminile ha detto, con nonchalance, calcio femminile, basta dare soldi a queste quattro lesbiche. Ve l'avevo detto che la donna nel calcio è molto simile al maschio, pure a lei ci piace la gnocca, non come i ricchioni. Ecco, ora, io mi chiedo però com'è che scelgono i presidenti della Lega, come si scelgono? Cioè, eleggono quello che vince la gara di Rutti in una birreria?